I comuni di Terni, Narni, Spoleto, Umbertide, con la collaborazione dell'ANCI, dell'Umbria, dell'ASL Umbria 1 e 2 e dell'EMAS, si sono uniti tramite un protocollo condiviso nella lotta contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali, il randagismo, e per chiedere a tutti di rispettare le normative, inserire i microchip di riconoscimento ai propri animali e favorire le adozioni nei canili. Per condividere il più possibile queste informazioni, queste regole, queste raccomandazioni, è stata realizzata una campagna di comunicazione che sarà diffusa in ognuno dei comuni aderenti. Il comune di Terni è capofila dell'iniziativa. Il protocollo che abbiamo sottoscritto, spiega l'assessore al benessere degli animali del comune di Terni, Cristiano Ceccotti, è un progetto che ben si inserisce in una serie di azioni che stiamo già portando avanti. La campagna di adozione nei canili comunali tramite social e web, con un notevole incremento di adesioni, una convenzione con le guardie zoofile mirata all'intensificazione delle attività di vigilanza, controllo e prevenzione sulla corretta conduzione degli animali d'affezione, gli interventi sui canili comunali di Colle Luna e Monte Argento, con l'adeguamento normativo degli impianti e la recente richiesta di un nuovo finanziamento al Ministero dell'Interno per oltre 1 milione di euro tramite la partecipazione ad un avviso pubblico deliberato dalla Giunta. L'obiettivo della campagna è agire in modo incisivo sulla coscienza dei cittadini a tutela degli animali d'affezione e prevenire tutte le conseguenze dell'abbandono, anche rispetto al rischio di incidenti stradali causati dagli animali abbandonati.